Amici di Inno al Cinema, l'ho fatto tipo la brace accesa di Bari Vecchia, però mi è piaciuto. Io faccio parte di, una, di un programma su YouTube settimanale ormai da anni a cui sono molto legato e affezionato, al quale cerco di partecipare tutte le settimane. Che si chiama Facce di Nerd sul canale del Dottor Mattioschi. Qui siamo su Inno al Cinema, ovviamente siamo su Innocenti, ma non troppo perché cito Facce di Nerd perché quando ero giovane io. Il nerd era tipo me, il tipico nerd, magliettaccia nerd, sempre a tema nerd, decisamente non cura. No, senso, non è che sembro un, 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 un disgraziato, però uno che comunque non importa, sai se c'è un pelo della barba un po' più lungo. È eh? uno che si veste un po' di cazzo. No, ora siccome la persona che sto per introdurre anche, anche egli fa parte del cast di facce di nerd, no. La domanda che vi pongo è, ma può uno che. Viene definito una faccia di nerd presentassi vestito come Tony Manero dei Poveri di ma perché, martedì pomeriggio. Allora, ma dove cazzo eri a ballare? A parte, sì, a parte che io sono bello sempre, anche se mi vestissi ma con una magliettina, eh, bello, con con una magliettina io, brutta eh. come la tua, però mi ero vestito nel weekend così. E, 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 e sei, sei rimasto, rimasto Sì, perché libri Tegolo non ti sono cambiato eh, assolutamente sì. Michele, allora sperando che la connessione anche oggi mi grazi, se non lo sai che c'è il cambio location, io ti dico solo una cosa: che quando sono al casello di Carisio voglio ridere, ridere, ridere. Ok, okay. esatto, così a casa. Ragazzi, oggi. Puntata, diciamo, dalla durata classica di Innocenti, ma non troppo, non andremo più lunghi di 40-45 minuti, forse anche qualcosa di meno, anche perché domani ho da consegnare un fumetto tradotto e bisogna che poi vada a lavorare. E... Due rubriche a best movie, quindi insomma, mi aspettano 48 ore di fuoco. Eh, vi ricordo quindi che, se volete che il vostro commento e le vostre domande vengano lette con la massima priorità, potete utilizzare la funzione chat, eh, super chat, con una piccola donazione, mi aiuterete a portare avanti questo bellissimo progetto di No al cinema. Vi ricordo anche che alla fine, non all'inizio, non alla metà, alla fine di questa puntata vi ho promesso un annuncio straordinario. È una cosa che non avete idea, ragazzi. Calmati, lo dico io. È una cosa di cui non potete avere idea. Vi dico subito, per non farvi rimanere troppo male, che sarà un annuncio parziale e io ve le faccio un po' soffrire le cose. Sì. Vi dirò il cosa, ma senza il dettaglio che forse. Eh, più vi interessa perché Perché sono un figlio di puttana perché è un sadico però io che lo so vi posso solo dire che vi tremerà, vi tremerà la Bernarda insomma è un annuncio che se ce l'avete altrimenti il perineo basta non aggiungiamo altro saluto Francesco Giacinti che dice dai che mi sono licenziato per vedervi siamo contenti di questo eh, salve a Giorgio Lazzari che Ciao. È subito con un teschio. Saluta il buon Giacinti. Saluto Dani Palazzo. Finalmente ho, ho anche le pretese, non mi ricordo neanche di averti mai visto in chat, ma mi piace Però... l'atteggiamento. Mi piace molto l'atteggiamento. Soprattutto quel che scrive dopo Ciao. mi piace. Vai a leggere. Arrivo, arrivo un attimo. Luca, buon pomeriggio Luca. a te, carissimo. Simone Franceschini ha un parere random. Ah no, mi chiede un parere random ah. che ne pensi di Cold Mountain di Anthony Minghella? recuperato eh. ieri e mi è piaciuto molto. Simone, io ti mando un bacio fisico e virtuale. Segui gli annunci di Noel Cinema delle prossime ore. Sì, non ti dico altro. Non ti dico altro. Questo è un cretino che si impossessa del mio profilo perché è così, ma quale eleganza. È roba da... da come Dani direbbe lo stirato, povero. Così. Grande nevio lo stira, ma sei Barba Scura, oh. vedi, ti fidano giustamente per il culto. Danno del Celentano, sì, assolutamente eh, sì. E questo è il messaggio? Io direi che questo Dani Palazzo può essere bloccato subito. No, no, Dani Palazzo ha ragione. Senti, Dani Palazzo ha tutta la mia stima. Un cammorrista con due M, fra l'altro. Sì, sì, sì. Eh, vabbè, il camorrista. Il, il mitico di Giuseppe, eh, tor eh, tor eh sì, vabbè, vabbè, eh, vabbè, vabbè, no, non si può, mia allora fate care No, via, eh, no, 2 1 ci arrivo subito. Ciao, Giorgio, vi piacerebbe portare una tua prospettiva a Shrek? Sinceramente, no, perché per me esistono solo i primi due. Gli altri due li detesto e non ho per niente. Lo sai che io mi ricordo solo i primi due. Gli altri alla fine, alla fine, cosa alla fine si risponde dopo? No, stavo mm. dicendo però, caro Michele, sì. io ho iniziato il recuperone di Kung Fu Panda per andare a vedere il quarto che non li avevo mai visti. Ieri ho visto il primo davvero carino, quindi oggi tocca il due. Molto bene, anch'io devo vedere il quarto e lo farò probabilmente ormai dopo l'uscita di Godzilla. E Kong, dopo Pasquetta, tanto è incassato talmente tanto che ci starà un mese al cinema. Quindi. Saluto Riccardo del Nostalgia Prod che mi ricorda che tra una settimana c'è l'annuncio. Ascoltami, io mi ho promesso a Riccardo che facciamo due live sui David, ti farebbe piacere sì. parteciparvi qualora. Tu potessi io certo. Ovviamente facciamo una dopo l'annuncio delle nomination. Le commentiamo e diamo i papabili vincitori. E poi uno dopo le dopo la cerimonia. Va bene, Paolo? Sì, sì. tanto di questo argomento ne parleremo a più non posso perché, per me sono come gli Oscar. Anzi, forse, li attendo no, va, di più, eh, oh, italiano ah, Luca un altro abbonato di Inno al Cinema Angel One anni. volevo dire a Paolo che mi sto riprendendo ancora da 12 anni chiavo eh, vabbè, i nomi storpiati nella puntata precedente di Innocenti ma non troppo da recuperare sì. sul mio canale no ma non troppo ti assicuro troppo Innocenti non è proprio il caso dovresti vedere la nostra chat di Whatsapp sì. eh, non vedo l'ora di questo annuncio dice Luca visto quella bella statuetta come indizio tutta la mia attenzione le aspettative sono alte eh? Io non ringrazio sapere. quel pazzo di Daniele G, uno degli abbonati storici in No al Cinema per questa bella super chat. L'altra volta durante il Q&A avevo detto con una, con una super chat da 10 euro potrete scegliere i prossimi, diciamo, ufufufufufufu. E quindi eh, prenoto due ufufufufufu film comici e commedie e registi toscani. Ho dei dubbi. Mon il non l'ho inserito in quanto è nato a Roma. troppo fiscale? La vita è bella e Padroni di casa li avreste inclusi? Padroni messi... di casa non l'ho mai visto, però, sai mia la cura. In alcuni casi io non ne ho un grande. però, sì, dico io. No. Amici, Daniele, ascolta, tanto pensi... ci senti, scusami. Ci sentiamo dopo sul canale. Allora, ti, vi ricordo che domani il prossimo uh, fu, 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 fu è a casa sua ed è quello sugli horror. A questo punto io rinvio l'argomento che avevo scelto e che quindi non riveliamo. Paolo, il mese prossimo facciamo il primo di quelli chiesti da Daniele. L'unica cosa Daniele te lo posso dire in tutta onestà, io e Paolo siamo due cani in informatici, infatti anche quello di domani ce l'ha preparato il mitico Paolo Duncan che è una leggenda assoluta. Spero che tu riesca a crearlo affinché noi lo, poss lo possiamo fare. Quindi quello di domani da Paolo è quello per il miglior horror tra due settimane su Inno al Cinema faremo il primo dei due se me li prepari te perché io non so fare una diciamo scelta diciamo una cosa, la... nel caso Daniele non riuscissi a prepararli, comunque abbiamo visto che sul sito di Wufufu ce ne sono già tanti creati da altri sì, Però se, se mai se lui va a può... fare una ricerca e ce ne indica uno già pronto perché tipo per i film ricordo. comici presu... già preparato addirittura ah già l'ha scritto. scritto perché se no ha detto non ho eh, inserito no, scusami perché ero rimasto e... sopra perché salutavo anche Walter eh, no, dice, però... Considerando che per le commedie ho considerato non solo quelle pure, senti per me Monicelli è la commedia toscana sì, per certo, eccellenza. È chiaro certo. che quando si parla di commedia toscana, di commedia italiana, anche Fantozzi è una commedia, ma è una tragedia. Sì, una commedia all'italiana. Ricordiamoci che la commedia all'italiana è tanto divertente quanto tragica. Senti, quindi, senti, senti me... come te lo dico. La commedia all'italiana ci... trattava in termini ironici vicende drammatiche. E detto questo, caro Daniele G, che ringrazio anticipatamente, Mi quindi. Dici. Qui vabbè, va benissimo. Quindi, comunque, tu nei film comici hai messo di tutto perché poi quello sui registi toscani è un altro. Ma sarà anche bello scoprirlo. Quindi, quindi eh. lui ha fatto uno specifico per i toscani bello. e uno per i film comici. Mm. Ok, quindi i prossimi due wufufu su Inno al Cinema sono quelli. Vai, in chat. Poi, poi tanto ce l'ho sul gruppo Telegram degli abbonati. Me lo spiega in privato, va Ho bene, ovviamente. Daniele G lo sai bene. Se ogni tanto vuoi passare anche dal mio canale, tanto quello che doni è lo do a mio Michele, abbonato. è un mio abbonato. Però Un domani ore cuore, 14, mi uwufufu, qual è il miglior film horror della storia del cinema, ci scanneremo, siateci Anche perché spoiler, non è Scream Allora, eh, eccoci qua Direi di partire con quello che... ho avuto paura Poi Sì, è quello per grattarsi dare. la schiena, no? È ganzissimo Ah, questa. pensavo per fare altre cose Anche forte. il sottopalla partiamo, partiamo. <ride> Dal, Dall'argomento soft anche perché questa settimana mi sembra che dall'ultima puntata sono andato al cinema una volta sola. Paolo. Tu cosa hai visto in questi giorni? Allora io ho visto ieri l'anteprima. Intanto ho la mia parte, agendina da vecchio, così con però me. non rivelo niente perché esce giovedì. Comunque ho visto l'anteprima di un mondo a parte. Vorrei andare a vedere May December. Se riesco, vado stasera perché ancora non l'ho visto. A differenza Bravo. tua, così magari ne parliamo nella prossima puntata. Io l'ho visto, poi... mi è piaciuto molto. Trovate la recensione senza spoiler sul canale. Tra l'altro, ho avuto un buon riscontro inizialmente era partito piano. Poi nel weekend la gente è andata effettivamente a vedere il film e ha recuperato un po' in visualizzazione. Sono contento. Però ho visto poi eravamo bambini di Marco Martani, eh, che, ho, che tra l'altro è stato anche mio insegnante in accademia, Marco ah. Martani, che per me parte con un'idea molto bella. Il film lo salvo, ma c'è un difetto di scrittura ad un certo punto che ogni volta che ci penso dici ma perché? Per quale motivo? Ovviamente non posso rivelare, però è, un, è, è tipo Slippers, la trama è simile a Slippers, cioè c'è una okay. vendetta, dopo tanto mm. tempo bisogna vendicarsi, solo che se lo spettatore si domanda ma prima di questa ipotetica vendetta che si deve consumare, cosa hanno fatto i protagonisti per arrivare al punto che il film insomma da dove il film vuole iniziare lì si creano un po' di, di disastri, di c'è un bel problema grosso però il film nel complesso è carino e poi ho visto caro Michele Aha. Force of Nature che ho scoperto solo in sala essere il seguito Force, di... Force, Force of, of Nature, Nature. ok ho scoperto solo in sala essere il seguito di The Dry, quello con Eric Bana de, de, ma, ma porca puttana del... ma lo sai che io l'altra volta ero al cinema io The Dry Uh, di De Dry, avevo letto il romanzo. Eh. Che, se non sbaglio, si chiama Chi è Senza Peccato Chi è Senza Australiano. Poi è andato a vedere il film che era una merda, detto no, proprio. Brutto, senza, brutto. Senza, senza. Un film orribile, senza mordente, diretto male. Sembrava uno dei film proprio fatti con gli avanzi del budget di un altro film. Io sapevo che c'era un secondo romanzo perché è uscito in Italia poco dopo Chi è Senza Peccato, della stessa Jane Harper. Si chiama Jane se Harper. non sbaglio. Eh, e mi ricordavo il soggetto, anzi. La eh, diciamo trama, la presentazione del secondo libro della serie con protagonista lo stesso personaggio era alla fine di Chi è Senza Peccato. E mi ricordavo questa cosa del gruppo di escursionisti dove sparisce la ragazza. Quando ho visto il trailer, all'inizio ho fatto, eh, oh, ma hanno fatto il sequel di The Dry? Solo che in Italia non l'hanno pubblicizzato come sequel. In America è uscito con il titolo The Dry 2, in Italia no, invece via. è Force of se vedrai 1 non aveva incassato niente, forse è andato niente. bene in Australia. Là era andato molto bene in eh, Australia. Capito perché sono però il 2 è come l'uno: stessi identici difetti, però soggettivamente l'ho preferito perché c'è l'ambientazione. Boschiva, boschiva, che un pochino di più, ma affascina, ma è sempre televisivo, mm. mediocrissimo come il precedente. Ma chissà come mai? Mentre io ieri sera sono andato al cinema, si. Sì. Tra l'altro c'è ancora Oppenheimer al The Space, quindi fa troppo ridere questa cosa. Eh, sono andato al cinema e c'era la sala quasi esaurita. Non sono andato a vedere quello per il concerto dei Led Zeppelin, un'intera generazione di 50-60 anni nostalgici della loro pro gioventù che accorrevano in sala a vedere il concerto, piano così, piano così. Devi vedere. Io invece, allora, sto guardando quella serie in anteprima, di cui ancora non posso dire niente di Netflix, ma Seguite nelle prossime ore gli annunci delle programmazioni di No al Cinema tenetevi liberi domani sera perché torna una rubrica a me tanto tanto cara in diretta eh, in, eh, post, nella fascia post cena. Eh, ho visto Prey, ovviamente, perché domani. Lo vedo parliamo, oggi, per domani, per domani, Dottor Matoschi. Posso dire perché mi sa che te l'hai vista ieri? Ho visto la prima puntata della seconda stagione di Call My Agent che con Irene, la mia ragazza avevamo iniziato la prima, un pochino scettici un pochino dubbiosi, tra l'altro io non ho visto la, la versione originale francese nemmeno eh, io Netflix la prima stagione ce l'ha piaciuta molto e devo mm. dire che la prima puntata rispetta, rispetta la, uh, la qualità della prima stagione Perché invece a me queste prime due puntate l'ho trovato un pochino la piaciuta, seconda non l'ho però... ancora vista, solo la prima l'ho trovato un pochino più spente rispetto a le... cioè per dire la prima, no beh sono piaciute però se pensa a quella con Paola Cortellesi e Paolo Sorrentino della prima stagione mi avevano, eh, nella seconda ci sarà Muccino tra l'altro una... una delle prossime puntate avrà come guest star Sabrina Impacciatore si svolgerà durante il Festival di Venezia e io ho visto girare le sue scene sulla spiaggia dell'hotel. Ah, me l'avevi raccontato fra l'altro. Ricordi, c'è anche qualche vedere. foto che ho fatto al Dedicata Castella. a Marzia Ubaldi, che purtroppo ci ha lasciato. Eh, ci ha lasciato, lasciato mesi dopo. è presente in tutta la seconda stagione, okay. hanno già detto che probabilmente per la terza. Allora, X-Men 97 la sta vedendo Paolo. La amo, le prime due puntate sono da orgasmi. Io, ragazzi, mi sono ripromesso di riguardare prima la serie originale perché, insomma, già che c'è tutta su, su Disney Plus, la recupero e ormai, visto che tanto non posso seguirla in contemporanea settimana dopo settimana, faccio con calma. Poi non so se verrà, mh, arriveranno nuove stagioni visto il grande successo. Sì, sì. Ha annunciata la seconda, la terza e la stessa. E allora diciamo che in que quest'estate mi rimetto in pari con tutto, e magari poi a partire dalla seconda potrò. Salire a bordo eh, insieme agli altri, ma l'ultima, diciamo, visione sulla quale vi posso aggiornare. Ieri avevo bisogno, un po' come spesso mi accade, di uscire di casa un paio d'ore per distrarmi da, dai vari lavori. E l'unica cosa che avevo da vedere, un po' con la morte nel cuore, devo dire, era Race for Glory. E allora, alla fine, meno peggio di quanto credessi, sì, però. Però cioè è veramente una fiction di Raiuno fatta senza mordente e eh, sì che il regista si chiama Mordini. Eh, io lo dico a costo di farmi dei nemici, spero insomma, per me è un mistero perché Stefano Mordini sia in grado di fare un film ogni due anni. Per me è un regista veramente sì, se senza mordente, lo ribadisco. Eh, Paolo, Buono. allora io ti faccio un esempio molto semplice. Io ho letto il libro La scuola cattolica mm. due anni fa. In estate, sapendo che probabilmente fin sarebbe stata a Venezia, ce l'avevo lì, che giaceva sullo scaffale dei, dei mille libri in attesa di lettura. È un librone da più di mille pagine e mi sono lanciato. E devo dire che è stata una delle esperienze di lettura più soddisfacenti degli ultimi dieci anni della mia vita. E io insomma, ora meno perché il tempo è tiranno, ma eh, leggo, ho letto tanto nella mia vita. Il, il, il libro è una grande riflessione anche un po' schizzata e poco lineare eh, di un uomo occidentale consapevole dei suoi privilegi ma anche insomma di tutte le sue turbe di tutte le sue paure di tutte le sue frustrazioni è veramente il racconto di una vita intera che fa avanti e indietro nel tempo e copre mille mille argomenti che è un vero e proprio capolavoro mordini ha preso innanzitutto da quella roba lì era obbligatorio fare una serie tv Proprio perché la ricchezza di quella storia è data dal non andare dritti al punto delle bestie del ciclo. L'hanno fatta, eh, l'anno dopo si sì, chiama Sciclo sì, Non so no, se quello era sul processo, quello con ah, la so, Comunque era sempre Le bestie del ciclo, sì, come sì, si dice? Sì, però era quello le, lì: era le, le, la storia delle avvocatesse, avvocate, come si dice donna, sì. le donne che hanno diciamo seguito il caso. Uh, Mordini cosa fa? Prende ovviamente la cosa più banale da fare, un po' di storia borghesuccia del quartiere e poi mezz'ora di violenza che fa tanta impressione che è veramente l'approccio che io mi aspettavo e che è anche il più banale al materiale, infatti fa vedere tutto, ci, ci preme anche molto, che è veramente la scelta da regista molto poco intelligente per quanto mi riguarda, ma prima anche di La Scuola Cattolica, l'unico film suo che è parzialmente apprezzato è quello su Netflix. Vabbè, ah Gli Infedeli che carino, che carino. Sì. Poi lui aveva fatto, no, non era suo quello, quello crime con Scamarcio? Aveva fatto Il Testimone Invisibile, che mi piace molto, che Quindi, è il remake beh, di Contratiello, ma il mio preferito, sì, quello sono d'accordo, il mio preferito di Mordini, che a differenza tua invece lo trovo molto sottovalutato come regista, è Lasciamo Andare, quello ambientato a Venezia che mi è piaciuto davvero tanto. Con no, Stefano Accorsi, no, a me quello è piaciuto un sacco. Davvero. Ma Paolo, ma ah, ecco l'unico suo che non ho, ho visto acciaio che non mi è mai piaciuto, quello di visto? ambientazione, ambientazione livornese perché è tratto da quel romanzo. Il lavallone? Di... Sì, quello ambientato a Piombino all'acciaieria praticamente. Sì, per il, il nero. Nemmeno io. Però iniziava il sodalizio buono. con Gianmarco. Paolo, ma lasciami andare, è tra virgolette il, il remake, il nuovo adattamento di A Venezia, una tale... Sì, lo so, shocking assolutamente, cioè, però. Il melodramma lo... eh, era il film di chiusura di Venezia di quell'anno. Credo fosse o il 2020 o il 2019. Madonna e deve me essere mi... piaciuto tanto film... no, invece a, me, ti dico, a me, invece, riuscì a intrattenere, a coinvolgere. E ti dirò ecco, di più, per... eh, è vero. Allora lo vedremo, Acciaio. Perché io l'ho girato visto. in Toscana, però ah, ti dico che quizzo. secondo me. It's film Girati in allora, ah, Il film non particolarmente. Ho letto anche il romanzo, ma quando ero giovane. È un po' un VZ WannaBe degli inizi. devo dire che, è ambientato a Piombino, è decisamente meglio. La Bella Vita. Il film d'Esordio di, eh, di Poverzisi. Però Daniele ti dico, per secondo me, Kenneth Branagh aveva visto Lasciamo andare prima di fare il suo Assassini a Venezia. Perché c'è una parte di trama che è identica. E infatti è uguale. di merda. No, non sono d'accordo, però perché... a proposito di Race for Drawing, no, abbiamo... eh, scusami e poi, poi concludo, sì. eh, è tratto da un romanzo, lasciami andare, non è tratto, è il, ripeto, è il nuovo adattamento di un romanzo da cui te l'hai visto a Venezia Natale Rosso. Sì, Social. da bambino, ma me lo ricordo poco, ho visto, visto... Cacare veramente, no? Lasciami andare, è tratto dal romanzo del 2012, sei tornato. Però... Impossibile. No, Ti giuro, sei... Lasciami andare, sì. Sei tornato. Non c'entrava nulla con A Venezia e Rosso Scione. Siamo noi che ci si trovano delle somiglianze ma non è un remake, assolutamente no. Vabbè, noi poi. Ci... È... No, però ti dico invece, pensa caro il mio Cicillo che a me Mordini piace, non mi ha infastidito eh, il suo toccare l'omicidio del Circeo in quel modo nella scuola cattolica, seppur consideri la scuola cattolica uno dei suoi minori ed ero molto curioso di vedere Race for Glory sì, perché loro perché eh, no per me il migliore è andare guarda perché cosa dice abbiamo... Giorgio guarda eh, infatti gli rispondo l'ho letto l'ho letto ora ti rispondo Alzi, per me come il film di Ferrari nel senso che è di più non che anche quello è brutto vero Giorgio <ride> no però mai. ti dicevo ero curioso sia perché dietro la macchina da presa ci sarebbe stato Mordini in una coproduzione Italia Regno Unito poi sarebbe tornato a lavorare sì, con Scalinati Edoardo Albinati sarebbe una tornato vita... A lavorare con Scamarcio, che è ormai è il, eh sì, il suo attore fetico, però Race for Glory per quanto possa farmi piacere di aver fatto un film internazionale. Proprio moscissimo. Sai cosa mi dispiace cosa mi dispiace a me di, di Mordini? È che, secondo me, è abbastanza evidente. tra l'altro pensavo fosse più giovane, in realtà, è del 68, pensavo fosse già di una generazione successiva, si vede che è un regista che comunque il mezzo tecnico lo amministra. In tutti i suoi film eh. non è uno dalla messa in scena povera, classica di tanti film italiani eh, che vediamo anche in sala, però sembra proprio che si accontenti di quello, cioè della serie. Ho fatto la scena con la corsa in auto ho fatto il momento x y o z, no? Il problema è che è tutto completamente vuoto, cioè qui ci dovrebbe essere un conflitto fra il personaggio di Daniel Brühl e di esiste. scomarcio che non esiste, anzi, quasi quasi sono amiconi e non c'è mai una vera tensione. Ma tu, tu hai capito perché dovresti ti fare per uno e non per l'altro in tutto no, il film? semplicemente perché è la storia di Scamarcio. Perché noi siamo eh, italiani e quindi anche tiriamo... la totale mancanza di Sottolineatura, per esempio, dell'importanza dell'ultima corsa, sembra una corsa come le altre, sì, sì. finisce assegnata la vittoria, boom, fine del film. Sì, sì. E poi Beh. ogni volta che c'è una corsa automobilistica, mai che fomenti, mai che appassioni che coinvolga, e esatto. ti ci buttano l'inserto vero dell'intervista. Sì, ma non solo anche qualche ah, pezzo. No, scusa, che era che era... per risparmiare, eh, certamente, ovviamente. ragazzi, io posso capire farlo durante i titoli di coda, ma farlo a metà, e poi io che ma non sai, sono appassionato ma sempre, sempre quell'espediente lì esatto, io che non sono appassionato esatto. di macchine a differenza di Giorgio Lazzari quando, io, ho visto, wow, quando ho visto però Le Mans 66 ho goduto quando ho visto Ferrari ho goduto e tra l'altro anche qua Rush. si vorrebbe parlare ad un, Rush, anche qua vorrebbero parlare ad un certo punto del, del pericolo che si proprio rischiava correndo, che in Ferrari lo trattano in un modo e qua è, è, è messo tutta alla berlina e poi si arriva ad un finale. Non mi ricordo i personaggi. Poi c'è la Poelcan che interpreta Gianni Agnelli, è già quello... <ride> però sai. Lì è tutto un corso e ricorso storico Una perché c'è Scamarcio che sta lavorando con Ginevra Elkan, quindi la Poelkan che comunque è imparentato con gli agnelli è tutto un circolo che, esatto. circo che si va a chiudere, però filmetto mediocre. Rivedrai su sì, volentieri sì. Immaginari, forse, lo sai? Boia. Eh, lo so, Io però allora, se, Luca più. se ti è piaciuto il testimone invisibile recupera l'originale spagnolo. Eh. Contratiempo si chiamava bello, bello, bello. era su Netflix. Non so se, so se c'è sempre, non lo so. Era su Netflix, allora, fammi controllare. Voglio controllare perché secondo me è decisamente migliore. Logico. Intanto io rispondo a Giorgio. Prego. Ovviamente, eh, capisco la tua passione. Sicuramente, conoscerai a menadito tutto. Di Ferrari e non solo, però, come dico sempre, va bene conoscere la letteratura, esatto, ma poi il cinema è una forma d'arte diversa. Bisogna anche capire l'intento del regista. Un po, quando... ah, Sorge, eh. un po' come quando Ridley Scott ha trattato Napoleone, non storicamente, allora, come esatto. io, ma io, caro Giorgio, mi rendo sempre più conto che ognuno, tra virgolette, ha il suo piccolo orticello che cerca di coltivare. È un po' come se dopo domani eh, qualcuno annunciasse un film su Stanley Kubrick, prendessero Kubrick come immagine di genius, regolatezza, bla bla bla, e romanzassero un po' la sua storia. Io non posso entrare al cinema pretendendo che un film eh, narrativo su Stanley Kubrick rappresenti al 100% la verità storica, anche perché sarebbe l'approccio più noioso, banale e... Mm. Inutile a quel punto mi vado a vedere un bel documentario su Discovery Channel il fatto che il Ferrari di Michael Mann sia prima che un film su Ferrari, un film di Michael Mann con tutte le sue poetiche con tutti i suoi crucci, comunque rispettoso credo del, de, del personaggio eh, storico Enzo Ferrari lo rende un film migliore del semplicemente facciamo il film in cui c'è la mille miglia bla bla bla, mettiamo tutto preciso a parte che ho visto il film con un mio amico super appassionato Daniele della Ferrari che invece lo dava molto la precisione storica varie ed eventuale, però mh, è, è, è la solita questione è la solita questione. Se si entra in sala pensando di ritrovare solo quello che si pretende che il film racconti, siamo condannati a essere al 99% delle volte eh, frustrati da quello che vediamo. Secondo me ci vuole sempre quello sforzo in più. Eh, sì, infatti, cioè, basta quello. Eh, secondo me, bisogna un attimino aprire la mente in questi giorni, un altro mio amico che l'ha recuperato su Sky. Uh, a Dea che merda Ferrari, una mancanza di rispetto totale alla storia del commendatore è al solito, però io sono andato a vedere un film di Michael Mann, non sono andato a vedere Enzo Ferrari, la vera storia che più vera non si può rispetto assoluto e bisogna, così come succede, come ha detto Paolo, con figure più storiche come Napoleone, renderci conto che quando grandi registi, non mestieranti, anche mediocri, come altri che abbiamo citato oggi, grandi autori toccano un soggetto, è molto probabile, anzi necessario, e sono felice di questo, che ci mettano del loro. Sai, su questo canale, o meglio, non so se lo sai, ci sono almeno due contenuti molto interessanti su Ferrari. Soprattutto la chiacchierata con Pier Maria Bocchi, che è uno dei massimi esperti in Italia e al mondo, mi sento di dire, del cinema di Michael Mann. Che se magari non hai visto, potrebbero aiutarti anche a vederla da un altro punto di vista. Daniele dice infatti, Ferrari è che è stato stroncato dai critici presenti a Venezia, tranne me anche se non sono un critico, molti miei amici non ce l'hanno a vederlo per quel motivo, peggio per loro, io cerco di dire a tutti ascoltatemi e anche se un film non mi piace, anzi a maggior ragione andatelo a vedere e fatevi la vostra idea. Io proprio di, di dire agli altri cosa guardare o cosa no, non me la sono mai sentita e proprio non, come si dice, proprio non, non credo che sia il ruolo di chi deve parlare di cinema per lavoro. Beh, poi nelle prossime eh, settimane vi aggiorneremo su altre visioni, una delle prossime visioni che faremo sicuramente giovedì sera è quella di Godzilla sì. e Kong, sì. il nuovo impero. Quinto, se non sbaglio, film cinematografico del MonsterVerse, Godzilla, Godzilla e il mostri, sì. Kong Skyland e Godzilla vs Kong, que sembrano di più, sempre di più, non so perché. Quinto film per il cinema del Monsterverse, che nel frattempo, lo sappiamo, si è anche allargato al piccolo schermo casalingo con la serie spin-off Monarch, eh, che si svolge all'indomani diciamo dell'attacco dell di Godzilla a San Francisco al centro del finale del primo film. Paolo, prima di eh, chiederti le tue aspettative per il nuovo film, ti chiedo qual è il tuo rapporto con il Monsterverse. Ma eh, allora, intanto a me piacciono pure i, i film sui mostri. Non sono un, un grandissimo fan, tipo Andrew o Travatar. Però, se penso che ne so, il King Kong di Peter sì. Jackson lo trovo straordinario. Eh, ahimè, con il Monster Verso un brutto rapporto perché su tutti l'unico che un minimo mi è piaciuto è stato Kong Skull Island. Io con Gareth Edwards l'ho sempre detto, ho un rapporto difficile e anche lì io trovo... Edwards. Edwards, Edwards, Edwards. Con Edward. Gareth Edwards ho gli stessi, con il suo Godzilla provo le stesse identiche sensazioni di Rogue One. Eh, che so che sono film apprezzati, sarò la pecora nera, però non, non riesco proprio a restare colpito dal suo modo di fare cinema... Quindi, ovviamente, rispetto a quel che c'è dopo, è oro colato. Kong Skull Island è un film che si lascia guardare, interessante. Eh, a differenza di quel che pensa Michele, per me Godzilla, King of the Monsters è pessimo. Io mi ricordo ancora la confusione in sala durante le scene d'azione, non riuscivo a comprendere nulla. E Godzilla contro Kong: se quella era pessima, è orribile, veramente. A parte gli effetti visivi molto riusciti, soprattutto nella parte de del sottosopra, quando vanno nel mondo de mm -hmm. dei Titani. Il film con il compl complottista che ha sempre ragione. Io, questa cosa qua, non la tollero più nel cinema eh, contemporaneo. E, e poi ora c'è questo nuovo tassello che fortunatamente arriva dopo che ho respirato un pochino con Monarch. All'inizio non ero nemmeno così tanto curioso di vederla e invece Monarch per me è stata una buona serie. M mi ha soddisfatto, non sembra assolutamente appartenente al filone del Monsterverse per la serietà mm. da cui è caratterizzata. Eh, ci sono sicuramente delle ingenuità, ma anche quella che sembrava più assurda poi viene giustificata. Pensiamo all'età di... Di, di, come grazie si mille, chiama? Grazie mille, Giorgio. Grazie, della grazie, ah, grazie Giorgio. Piacere. Pensiamo all'età di, di Cartran. Non essere d'accordo è legittimo. È ancora più bello discutere quando non la pensiamo allo stesso modo. Ci aiutiamo a vicenda a vedere le cose da un punto di vista diverso. Guardando Monarch, poi sembrerebbe che qualche riscontro possa averlo anche in questo nuovo film. Perché io mi immagino che almeno un riferimentino ci sarà, visto come me lo va. auguro. Infatti, è Monarch. una delle domande che ho. Però eh, no, mi dice Zeor, guarda Zeor, che io anche gli ultimi film di Snyder li ho bocciati tutti. E, e anche questa cosa dei 3.000 rallenti di Snyder, i 3.000 rallenti di Snyder li puoi trovare in Batman v Super, eh, scusami, li puoi trovare nella Justice League nella Snyder Cut. però in Man of Steel e in Batman v Superman non ce ne sono così tanti, è più un, un pregiudizio. È come quando si dice tutti i pannettoni sono scuregge, se ci fai caso, i rallenti così tanti li trovi solo eh, nella Snyder no. Cut. Per il resto, boh, magari un Godzilla... Per dire, sicuramente Rebel Moon di Snyder è peggio di Godzilla di Edwards, quindi... Ecco. Eh, no, non ci sono ancora notizie, ma lo sai che fra i due horror usciti questa settimana in, in America sono più interessato a quell'altro... Abigail, quell no, Abigail... No. Oh. no, no, mi scordo sempre il titolo, porca miseria. Te lo dico subito. Live, Oi oi. Ah, si ma quello, quello lì che fanno in diretta la quello lì, cos'è? Eh, quello sembra ganso, si eh? chiama Porca miseria, dov'è? Ti odio, Paolo. Eh, lo so, però lo anche so. Immaculate per me sarà un pacco clamoroso. Ma senti, secondo me farà gasare tutti quelli che non hanno idea che gli horror con le suore in Italia le, facciamo, le abbiamo fatti per 30 anni e non esiste il sottogenere che non sia, ovviamente, al di fuori di The Nun. Ehm. Um, mm. Boh, vabbè, c'è lei. Poi mi fa ridere questa cosa che c'è la Porcaroli che riesce sì. al fianco <ride> Late Night with the Devil che, fra l'altro, è un film a budget quasi zero sui 2 milioni di dollari perché, appunto, è tutto girato come una pseudo found footage riprese mm. televisive in un unico studio. E quindi è veramente a bassissimo, un po' budget. vecchio stile come film esatto ma infatti sono son curioso per entrambi anche perché Sidney Sweeney si sa sempre sia lodata allora è tutta io... sanguinata poi visto eh. nelle foto è tutta sanguinata nelle foto ma no allora io con il primo Godzilla di Edwards ho un rapporto abbastanza neutro perché secondo me tutto quello che riguarda Godzilla nel film è magnifico da un punto di vista estetico peccato che il 70-65% della trama eh, ruota attorno ai personaggi umani che sono interessanti quanto eh, i capi di abbigliamento di Paolo Innocenti. Il personaggio di Brian Crenson, il personaggio della Olsen di Aaron Taylor Johnson, sono tutti veramente dei fi, delle figurine messe là. Eh, in colori, cioè quando tu punti a tenere poco Godzilla nel film e a raccontare storie umane, bisogna che la storia umana sia all'altezza. Poi, a livello visivo, regala alcune delle immagini più suggestive dei film di mostri di sempre. Penso all'apparizione dei piedoni di Godzilla fuori dalle vetrate dell'aeroporto. Penso alla caduta con le tute dei, eh, dei soldati dai, dai, mezzi, eh, dai mezzi in volo sopra appunto alla alla San Francisco invasa da Godzilla, tutta l'ultima parte è molto spettacolare. Eh, io credo che invece Godzilla, il King of the Monsters, il Re Moses, sia uno dei migliori eh, action catastrophic monster movie di sempre. Lo trovo divertentissimo, forse un po' lungo come succedeva sempre con i film, o meglio come succede spesso e volentieri con i blockbuster da 15 anni a questa parte, ma con delle scene incredibili, con una trama un pochino più ricca. Scema, fumettosa, ci mancherebbe. Kong per me è molto divertente, sì, molto sì. divertente forse un po' troppo esaltato da, da qualche parte, però comunque è un dignitoso film di Kong. Ambientato su Skull Island, e lo so che appunto l'oggetto della contesa è sempre Godzilla vs. Kong, dove Adam Weingard, regista comunque interessante in passato anche nell'horror, eh, sceglie un approccio molto più cartunesco, molto più leggero e anche grottesco da un certo punto di vista dei film precedenti, ma che per me regala un, un bellissimo spettacolo visivo. Monarch, come sai, io l'ho vista anche in anteprima, l'ho recensita sul canale, è piaciuta un sacco anche a me. Capisco che magari uno può rimanere deluso se si aspetta da 10 puntate di kaiju. I kaiju ci sono, ma al momento giusto, e dopo sì. tutto era stata presentata come il controcampo dei film, e quindi diciamo una serie più umana sul, sui retroscena relativi alla Monarch, appunto, e all'apparizione dei mostri. Allora, io devo dire che su Godzilla e Kong. Non ho aspettative altissime perché, ripeto, non è Star Wars, non è la Marvel, non è Batman, non è una roba per cui io vado pazzo, diciamo prima, come Andri Cinema, come Travatar. I trailer non mi hanno fatto impazzire, eh, non, me. non mi piace per esempio quell'inquadratura usata anzi spesso e volentieri anche nei poster di Godzilla e Kong che corrono al fianco, lì veramente mi chiedono uno sforzo soprattutto nella fisica di Godzilla abbastanza. Però caro Paolo, prima di sentire la tua devo dirti che stamattina, poche ore fa, sono uscite le prime reazioni dall'anteprima dall americana e sono praticamente tutte positive. Meno male. Te ne leggo alcune velocemente. Vai. Diciamo, la più fredda è questa di Michael Lee, che dice: eh, Godzilla e Kong è una titanica rissa rumorosa, rissa tra eh, mostroni fondamentalmente. Che non ha nessun tipo di cuore da un punto di vista umano e che non coinvolge lo spettatore a un livello emotivo. E io qui mi sentirei di rispondergli anche un po' sti cazzi, cioè non è che siamo andati a vedere un drammone in cui volevo piangere, capisco cosa intende, ma mi sembra una forzatura. Ma, ma il pubblico che andrà al cinema per vedere i combattimenti e. Ehm, eh, fondamentalmente non rimarrà deluso. C'è un grande scontro appunto con e Kong contro lo scar, bla bla bla. Eh, tutti i mostri coinvolti. Poi abbiamo Aaron Newt che dice: eh, eh, mi ha colpito in maniera positiva sotto molti punti di vista una tonnellata di azione dei kaiju eh, un cattivo brutale eh, per che Kong deve affrontare un Godzilla sempre più potente Dan Stevens, uno degli attori coinvolti che si diverte come un matto alcune sorprese inaspettate e eh, colori eh, a, tutto, a tutto gas datemi altro MonsterVerse c'è mm. poi Ian Sandwell che dice è il più divertente dei film di MonsterVerse finora dove sembra che tutti abbiano capito con precisione cosa veniva richiesto loro. La storia è ovviamente leggerina, ma i titani spaccano più del solito, e quindi anche qui c'è la cosa. Godzilla vs. Kong dice, dice: Andrew J. Salazar, rules nel senso spacca. Il regista Adam Weingard eh, abbraccia completamente il tono di una fantasy rock opera con colonna sonora synth heavy metal. Eh, anche diciamo un punto di vista esteticamente heavy metal e ehm, incredibilmente scemo, ma comunque una sincera eh, lettera d'amore alla era Showa, che è una delle ere dei film. Eh non stop eh, azione kaiju divertentissima che i fan dei mostri, eh, dei film dei mostri adoreranno, sia Godzilla che Kong prendono diciamo mh, il centro dell'attenzione in questa sì, diciamo si, si, si trovano in primo piano in questo nuovo Monsterverse in continua evoluzione Brian, mm. Tyree, Henry e Dan Stevens sono divertentissimi insieme ma questo è il film dei mostri giganti Uh, un altro di heroes unbound dice è una cavalcata di assurdamente divertente, bla 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 bla, bla. Diciamo che sono tutti così i commenti. Almeno quelli che vedo. Ma guarda, e sono... non so se cioè, nel senso mi fa piacere. A me basterebbe che non fosse scemo a livello di scrittura come il precedente, perché per Godzilla vs Kong il primo era veramente. Io lo sai, io <ride> da un certo punto di vista, credo che negli dagli anni nel decennio successivo al cavaliere oscuro il doversi prendere sul serio per forza a un certo punto sia diventato un po' la spada di Damocle di tanti action mm. cioè alla fine si sta parlando di film in cui ci sono due mostri altri come l'Empire State Building che si devono ammazzare di botte dove probabilmente sì. dica però questo non vuol dire che allora tutto possa essere approssimativo, va bene farmi un film anche sopra le righe, io amo i Fast and Furious, ci mancherebbe altro, però, però io mentre guardavo Godzilla vs Kong mi rendevo proprio conto che non c'era alcun filologico, che era tutto tirato a caso, che era tutto buttato via mi auguro che qua oltre a divertirmi possa esserci, non dico quella serietà di Monarch, anzi ripeto sembra una discrepanza Monarch in tutto questo, ma perlomeno un, un film che mi spero possa far ridere e che alla fine mi faccia venire voglia di vedere un eventuale seguito, poi come hai detto te io l'ho sempre chiamato Adam Wingard quindi ho sbagliato la pronuncia Adam... uh, c'è chi dice Wingard, chi Wingard Vabbè, insomma. Eh, quando faceva VHS a me piaceva ma mm. anche il suo Blair Witch non mi era dispiaciuto. A me diverte. Ciao Giulio Torde, un grande Giulio Torde il problema è dopo, il problema è. Poi cos'è che aveva fatto ultimamente? Lei eh, aveva fatto Death Note che non ho visto. Ah, eh, non l'ho visto. Non no, visto. no, ma so che è un crimine contro il, il manga, e anche l'adattamento. Ha fatto The Guest con Dan Stevens, che non era male come noir. Mm -hmm. Secondo me gli piacerebbe, aveva fatto di ABCs of Death. Ah, Ovviamente, cavolo! Mi eh, è piaciuto! Eh, mia BV, okay. aveva fatto solo degli episodi. Sì, poi era andato, ha fatto praticamente ah, il suo primissimo film, io l'ho visto al cinema che era Your Next. Ah, quello col maiale, qual era esatto? Che semplice, però era sì. un film a bassissimo budget. Poi ha fatto i due VHS, ABCs of the Dead, The Guest, sì. che ti invito a recuperare Bene. Blair Witch, Death Note, e poi è andato sul Monsterverse 20 quindi alla fine ha fatto sei lungometraggi più gli episodi. Eh. Non è Ma che come lo vedi a livello di box office? Secondo te, ehm... allora intanto, quant'è che è costato? Ah, di andare a vedere. Guardo io, guardo io. Allora, eh, insomma, 200, più di 200. Oh, vabbè, no, no, non ci rientra. No, no, non penso. Vediamo un po'. Vediamo cosa dicono gli analisti. Ah, gli analisti. Uh, beh. Dicono che in America può puntare a un totale, dopo un'apertura fra i 40 e i 50 milioni, a un totale fra i 90 e i 140 milioni. Mm, eh. Poco. Secondo me farà, secondo me pareggerà più o meno con Godzilla vs. Kong, che in tempo, in, in tempo pandemico, però va sottolineato, sì. aveva incassato bene. Aveva incassato... Però per presumibilmente... Potrebbe essere Dove... l'ultimo film del Monsterverse, questo doveva essere l'ultimo, poi invece c'è stato questo spiraglio. Eh, vabbè, in America che era in un momento difficile, aveva incassato 100 milioni, nel resto del mondo però ne aveva incassati 3,70. Mm -hmm. Questo ci dice però che, soprattutto fuori dagli Stati Uniti, questi film continuano ad andare. Quindi, oddio, se fa qualcosina in più in America di 100 milioni, metti 130, 100, poi 140, come dicono gli analisti, sì. E riesce a ripareggiare. I 3,70 diciamo che finisce poco sotto il punto ideale. Che poi al solito è il punto. Io ormai sta cosa qua cerco un po' di combatterla, perché non voglio il ragionamento matematico. C'è chi mm. dice due e mezzo, c'è chi dice addirittura due, ci sono poi i film. Ieri ascoltavo per dire il dottor Matteoschi: Ghostbusters è chiaro che non farà 300 milioni, rifarà più o meno quello che ha fatto Legacy costando un po' di più. Ma il giro di soldi che c'è dietro a Ghostbusters legato al merchandise. Eh, ho visto, ora fanno la serie a fumetti. Ho visto che eh, ci sono tutte le branche dei Ghostbusters, inclusa quella italiana, che fanno convention, i fan film, i cazzi e i mazzi. I cost... Cioè, il mercato di un film non Guadagnano finisce Guadagnano anche in altro modo? Sì, sì, sì. Sì, cioè, è, è chiaro che. Ghostbusters non è mai nato per fare il miliardo di dollari, 500 milioni di dollari, non l'ha mai ma nemmeno negli anni Ottanta li ha fatti. Capisci, dobbiamo quindi... dire che comunque di, di, di avversari potenti non ce n'avrà. No, ecco. ora poi questa qui è la domenica di Pasqua, è il weekend di Pasqua, quindi tendenzialmente in America si va parecchio al cinema. Aspetta, provirà... esce Priscilla giovedì anche, mi pare. Tanto però ho già visto. No, no, ma io parlo in America, in Italia il film andrà discretamente, secondo me farà i suoi 5-7 milioni, forse. Ora non mi ricordo ma i dati. Non che i esce, eh, però il 4 di aprile, sei sicuro? Sì, sì, sì. Io, io non vedo l'ora io Death Patel, lo adoro. Eh, sai che ero convinto questo giovedì. Allora, no, no, no esce, qua eh, ah, esce con Omen, con Omen, esce, non che che schifo. Vabbè, e, no, dicevo, io adoro Death Patel. Gli voglio un bene dell'anima e il suo esordio alla regia, infatti, ne parleremo poi di quel film. Sì, sì. Non so se farò la recensione a parte a meno che non mi piaccia veramente tanto, ma sicuramente ne parleremo qui. No, Chi io chiamerai? spero faccia in una seconda stagione Grazie. di Monarch a questo punto, se avrà senso. Ma, infatti, ripeto: una delle grandi curiosità che ho per andare giovedì sera a vedere Godzilla e Kong è vedere se qualcosa della serie entrerà nel film. Sì, io me lo è... auguro, sinceramente. Per come finisce qualcosina, dovranno dirlo. Io me lo auguro fortemente. Vediamo, tanto mancano solo due giorni. Caro Paolo, Yes. Direte, oh, sicuramente... ma l'annunciazione No. Eh, ragazzi miei, miei ragazzi, ragazzi miei. È un annuncio che avevo già anticipato alla fine di una live della settimana scorsa, se non sbaglio, proprio il QA di mercoledì sera. Island, l'abbiamo detto Horror, se sì, ti se ti ne piace. è parlato si è parlato di tutti abbiamo, li abbiamo citati tutti i film è un buon film è un buon film action uh, allora annuncio importante per Inno al cinema per me per quella che è la mia community uh, fedele allora alla fine della live del Q&A di mercoledì sera scorso se non sbaglio avevo fatto un primo accenno avevo detto Incrociate tutte le dita che avete, quelle delle mani e quelle dei piedi, perché sto lavorando per portare un ospite sul canale. Se mi riesce il mese di aprile, potrei fare solo quella live e siamo a posto. Non sarà così. Non sarà così perché esce anche Ghostbusters, quindi che ve lo dico a fare? Ci saranno, ho parlato già con Edoardo Stoppacciare e Cristian Calabretta, stiamo calendarizzando il movie talk show insieme a loro la settimana dopo eh, l'uscita di Ghostbusters Minaccia Glaciale, bisogna che mi abitui a questo bruttissimo titolo <ride> italiano, ma ma amici, ieri ho scritto all'ospite in questione, gli ho mandato una mail. Mi ha risposto stamattina e quindi vi annuncio, guardate come se la gode Paolo che sa già tutto. Sì, ma non, può, non so cosa poter dire, cosa niente, no. Quindi... Niente, non puoi dire niente, se non quanto sei contento. Sei contento, dai, io ho Una contentezza che mi spoglio, ora vai mentre lo dici, vai. io ho ogni bottone per ogni parola, vai. Vi, vi chiedo di prendere le vostre agende digitali o cartacee che eh, a, a, avete, qual, qualunque tipo di agenda usiate. E vi segnate la data e l'ora martedì 16 aprile ore 21, quella sarà la serata in cui il, mu il talk show, no, il movie talk show, il talk show, le molte storie di cinema di Inno al cinema. Vedrà, bravo, scrivete sul braccio, Random Name, eh, attenzione, no, ma no, se Dalia... dici di no, de de ah, devi, no, Devi. Dalia è una mia carissima amica. L'ho anche presentata de a Paolo. È una persona meravigliosa. E, e Sicuramente, in futuro, verrà ospite su Inno al Cinema. Ci mancherebbe altro. Ma permettetemi la battuta: 16 aprile, ore 21, martedì. Non prendete impegni. Perché io a Dalia voglio un bene dell'anime. posso permettermi la battuta perché la conosco personalmente. Perché. Accontentarsi di una candidata all'Oscar quando in quella data, a quell'ora, in al cinema avrà il suo primo premio Oscar ospite sul canale? Sembrava il tuo primo regalo, quello di TikTok. Oh. Sì, fammi un e po' bene, la... sì, ragazzi, sapete, sapete quanto è importante. In realtà questo è tutto quello che vi dirò stasera, quindi sottolineo, in realtà è anche il nome dell'ospite essere Bravo, però molto... Gramini ha indovinato, è indovinato. no, come si non fa. è Ciavoni assolutamente. 16 aprile, martedì, ore 21, talk show di Inno al cinema, il primo premio Oscar ospite sul mio canale e solo a dirlo mi vengono i brividi. Mi vengono, vengono i bordoni. I brividi, perché pensare che questo piccolo umilissimo canale possa avere l'onore di ospitare un premio Oscar mi rende molto orgoglioso e sono felice sono sicuro che appena poi annuncerò il nome eh, sarete tutti felici non posso darvi indizi se no sarebbe troppo facile capire però, però di cosa, come. potresti dire magari esatto. Emerald Fennel. potresti dire che ne so che Troppo, facile, Ti, troppo però, facile perché secondo Scusa te, se... Paolo, mi scusi, Paolo, la settimana scorsa ho detto incrociate le dita. Oggi gli sto dicendo che ha funzionato il loro incrociare le dita e che verrà ospite un premio Oscar su Inno al cinema. La prossima settimana sapranno di chi si tratta e il motivo, perché c'è un motivo ben specifico. Del, guarda, l'indizio che posso darvi è questo: c'è un stai motivo stai. molto specifico per, per il quale questa persona premio Oscar viene ospite su Inno al Cinema quella settimana. Esatto. Basta così. Basta così. Basta così. Questo è il tuo altro indizio. Questo è il tuo altro indizio. Non iniziate a sparare nomi perché tanto non vi annuncio. Sono contento. Che la cosa vi esalti, ora ovviamente ripropongo la notizia per tutti quelli che magari non ci stanno seguendo in live anche sui miei canali social, e la prossima settimana, magari alla fine di un'altra puntata. di Però eh, in chat ci hanno indovinato, però, eh. Ma chi? cosa stai dicendo? Salvo Valastro, <ride> cavolo! Eh, no, non è Roberto Benigni. Basta, non rispondo. Non, non commentare. No, sarebbe bellissimo se ora te stai e pompando. Sarebbe che Robert Englund fosse Anglund un premio Oscar, ma non è un premio Oscar. Eh, mi Immagini dico. ora stai pompando tutta questa cosa e poi all'ultimo ti dice che ha avuto un'imprevista e non può. Beh, al massimo la rimandiamo ovviamente certo. quando abbiamo un certo tipo di, di ospiti. Ora, ragazzi, io vedo che state iniziando a sparare i nomi. È chiaro che non è Steven Spielberg. Ripeto, è una, un grandissimo. Tra l'altro, è uno dei miei preferiti nell'ambito in cui lui eh, lavora, lo stimo da tantissimo tempo, sono felicissimo e ribadisco: Bill Murray non ha mai vinto l'Oscar, eh, è stato candidato, tutto a suo tempo verrà rivelato. L'indizio ve l'ho dato: provate a fare voi due più due, e perché quella settimana lì è, eh, diciamo. C'è un motivo per cui questa persona eh, può essere qui a parlare di qualcosa. Basta, sto parlando troppo, sennò poi facciamo troppo, eh. lì, ci, ci sbrodoliamo addosso. Paolo, è il momento sì. invece che tu ti sbrodoli addosso perché è il momento che tu annunci: non solo sì. cosa succede domani alle 14, ma in che dimensioni, in che formato. Allora, allora. non so perché ho tirato su il schiena un'altra volta. Ma domani ore 14 sul canale Paolo Innocenti, terzo fufu di Innocenti, Ufufu. ma non troppo, dedicato al miglior film horror della storia del cinema. Metto già le mani avanti, sarà tutto soggettivo perché noi ci si diverte così sì, ma questo lo risottolineiamo domani perché e... hanno fatto la morale sti gran cazzi. Ricordando, cioè ricordando che eh, c'era anche una super chat poi bisognava andare a ricordarsi il nome della ragazza che l'aveva usata si, sì, Giacomelli fatta si chiamava esatto. con la mia mamma quindi non ricordo esatto mai. e eh, il nostro Paolo, Paolo Duncan che ringraziamo di cuore ci ha preparato un uvufufu di 256 titoli quindi domani siateci, perché quando saremo poi in disaccordo sarete voi yeah, i veri Daniele. protagonisti. Bravo Daniele, e contro Michele, eh, perché quando sei sul suo canale sei d'accordo con lui, quando sei sul mio sei d'accordo con me, ovviamente. Ricordatevi chi c'è dietro di me, eh, che si anima e vi viene a pugnalare se non lo fate vincere. La bambola assassina, dice Michele Biro. Chi lo sa, magari c'è nel posto Sicuramente, quizzone, sicuramente. ho io un'idea in testa di qual è il miglior horror della storia del cinema ce l'ho. Però sì. si sa, le vie dell'ufu sono infinite. Sono infinite. Ricordiamo che quello che abbiamo fatto sul tuo canale è stato molto apprezzato da Adriano, che noi scherzavamo. Sì, ma mi ha mandato un vero. messaggio in privato, era contentissimo, soprattutto quando c'era di mezzo eh, Rocky. Oddio, oddio. Eh, Ho visto eh, la eh, foto, eh. in effetti li somiglia, lo sai? Nostalgia? Eh, in effetti è vero, eh sì. no, cercheremo ovviamente un pochino di no, no. manche di lasciar sì, correre. Il sì. manche 66, eh. però inizieremo subito alle 2 senza proprio. Sì, domani alle 14 sintonizzati, perché poi abbiamo sì, sì. anche la live alle 16, anche, anche perché alle 14.30 bisogna aver finito, ti immagini? Così? Scherzo, scherzo. La buia io già da oggi vi annuncio che domani Scream non diventerà il vincitore dell'Ufufu Eh, però. A costo però. Di al... fare una super chat da 500 euro. Però, però farò il possibile per portarlo il più avanti possibile. Certo. Sì. Ragazzi, preparatevi una serie di offese oltre l'ingiuria per tutte le volte che Paolo potrà Scream, tipo contro Shining, l'esorcista, queste cose. Certo. Certo. Eh, certo, 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 del resto, del resto per me scream è come per Rocco la pucchiacca cioè è una cosa di cui non Puoi posso. essere querelato niente. anche tu eh? ora? essere in cosa? vuoi essere no. querelato come Rocco? <ride> Ricoloso, eh? no, Ragazzi, no, 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 si conclude qua la sedicesima puntata di Innocenti, ma non troppo sì, sì. domani alle 14 sul canale di Paolo, terzo della rubrica. Non prendete impegni se potete domani sera perché torna inno alla nostalgia, il format più personale del canale, quello in cui vi racconto anche in maniera spassionata, un po' sfacciata e anche un po' da vergognarsi il rapporto con i film importanti del della mia storia di cinema. Vi ricordo, lo annuncerò domattina, che il film in questione. Apre alla recensione senza spoiler della serie tv Netflix che recensirò in anteprima la prossima settimana. Eh, diciamo strettamente legata a questo titolo. È un film a cui voglio un bene dell'anima. Ho tanti ricordi in merito. Quindi, non sarà una live lunghissima, un'oretta o giù di lì. Spero che decidiate di partecipare numerosi. Allora ragazzi, allora, ragazzi, in chiusura, ringraziando. Sì. Marrano vestito da Tom, Tony Manero dei poveri. Vi ricordo di iscrivervi a Inno al Cinema al canale di Paolo Innocenti se non l'avete ancora fatto, perché è importantissimo, di attivare la campanella delle notifiche per sapere quando arrivano tutti i nostri nuovi contenuti sul canale, di condividere Inno al Cinema, non canale di Paolo Innocenti con i vostri migliori nemici e i vostri peggiori amici. Seguite la nostra pagina Facebook di e il nostro profilo Instagram e se volete il mio profilo di Instagram privato, michelinno85. Seguite anche questo Marrano che fa le mosse, sembra veramente uno scappato dal maniomio. Grazie dottore Innocenti, riparleremo ovviamente di Godzilla e Kong. Faremo le nostre E Poi recensioni. ora, ora c'è il periodo Davide, quindi sul suo, sul mio se ne parlerà assolutamente. Ricordiamo, Michele Innocenti, che oggi sarai ospite alla Zanzara, quindi ascoltatelo. Detto Purtroppo... ciò, io vi saluto, vi ringrazio. È sempre un piacere essere qua. Domani godremo e godromolo TVB. E niente. A domani alle 14 sul canale di Paolo Innocenti su Inno al Cinema. Domani sera in live. 21.302 Alla prossima! The purpose of civilization is to be able to empathize with other people beyond the clouds and the stars. Show me the truth. You can't handle the truth.